Buongiorno amici! Bentornati sul nostro canale, siamo Andrea e Lara e oggi ci troviamo nella nostra amatissima Val di Zoldo. Ah no, siamo a Delhi! Il nostro viaggio per arrivare in India è stato un po' più lungo del previsto, probabilmente un piccolo scherzo del destino che ha voluto portarci davanti al Colosseo, la nostra seconda meraviglia del mondo insieme. Per colpa del ritardo del volo Venezia-Roma abbiamo perso la coincidenza, ma abbiamo incontrato un sacco di persone interessanti ed è stato veramente bello passare mezza giornata nella nostra capitale, soprattutto mangiare l'ultima pizza, mega buona. Ma ora, preparate i passaporti, stiamo per atterrare a Nuova Delhi. Welcome to India. Trentesimo paese del mondo. Sono le 3 di mattina, adesso andiamo a riposarci un po' e domani andiamo ad esplorare Delhi. Abbiamo passato tutta la mattina a fare scheda SIM, prelevare i soldi e raggiungere l'altra guest house. Adesso siamo più in centro a Delhi, a Nuova Delhi. E stiamo iniziando finalmente il nostro viaggio in India. Soprattutto. Usciti dal nostro ostello non abbiamo fatto fatica a trovare un tuk-tuk che ci portasse in giro per la città, infatti oggi siamo venuti ad esplorare la vecchia Delhi, passando prima per Red Fort, poi a mangiare un buon samosa e adesso invece ci troviamo nel memoriale di Gandhi. Si tratta di un bellissimo parco aperto a tutti i visitatori, al cui centro c'è una piattaforma di marmo nera, punto in cui Gandhi è stato cremato nel 1948. Assolutamente una tappa imperdibile se venite qui a Delhi. Il nostro viaggio continua. Se volete evadere un po' dalla caoticità e dai clacson e da tutti gli stalker che troverete in giro, compresi i cercatori di selfie, Lodi Garden è il posto che fa per voi. Poi al centro di Lodi Garden ci sono queste tombe da cui è stata presa anche l'ispirazione per la costruzione del Taj Mahal. È un luogo che merita sicuramente una visita e ve lo consigliamo vivamente, anche perché è gratis. Siamo arrivati in questo quartiere tibetano, adesso ci gustiamo un buonissimo tè con il burro e ci rilassiamo un po', infatti anche qui non è molto caotico, è super approvato se volete rilassarvi un po'. Che salato! Sono le 5 di mattina e stiamo andando a prendere un treno per non guardiamo solo la telecamera perché per terra fa abbastanza schifo e rischiamo di calpestare di tutto. Dopo 4 ore di treno siamo finalmente arrivati a Jaipur, la città rosa, detta così per il colore rosa che ormai è un po' più verso l'arancione, del suo centro storico. Ora invece ci troviamo all'interno di questo bellissimo complesso di tombe dei Maharaja, tipo un Taj Mahal. L'ingresso costa 50 rupie a testa, e il nome lo mettiamo qui sotto perché è abbastanza pronunciabile per noi, e proseguiamo con il giro. Bella, le lenticchie. Sembra buono. Buono? Ma è strapiccante. Sì. Pronti ad assaggiare il fuoco?
Che lo voglio. Quanta assurda. Questo è quello che sta mangiando Lara. Grado di piccantezza? No, non è piccante. Accettabile. Il mio anche se era meglio, non è mica piccante. Sì. Benvenuti nel nostro autobus. 4 ore qui. Sei felice, c'è amore? Condizionata. Pensavamo di fare un viaggio tranquillo e sembrava quasi con l'autobus, ma si sta fermando al 10 minuti. E ti sono rifetto al volo tipo. Siamo appena arrivati a Pushkar. E non ci sembra neanche più di essere in India, perché c'è un silenzio, una tranquillità allucinante. Adesso andiamo fino a un ostello a portare la roba e poi andiamo a mangiare qualcosa, perché io sto morendo di fame. E penso anche Lara. Benvenuti nel nostro ostello. Ostello però 8 euro, due notti in due. È ora di pranzo. Pranzo? Io ho preso un bellissimo cielo masale e tu fai sala paria. Ginger e lemon e... Io un classico lassi indiano, ovvero latte, acqua e spezie. Speriamo di non stare male. Pushkar è considerata una città vegana e una delle città sacre dell'India. Ora io ho preso questo buonissimo chai in versione vegana. Ormai si è fatta sera e vi portiamo a vedere un bellissimo sunset lover da uno dei tanti cat di Pushkar.